Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo il restauro dell'Husaberg. Vedrete qualche accessorio particolare che metterò durante il video, accessori abbastanza unici, e poi l'Husaberg che torna sempre di più in vita. Andiamo al video. Adesso montiamo lo scarico. Gli monto quello originale perché io non ho bisogno delle super prestazioni di scarichi modificati o super scarichi belli. Ho bisogno di uno scarico originale che, pur se cado e si rovina, non mi interessa molto del fatto che si rovina. E poi vabbè, è uno degli scarichi che dà più coppia ai bassi regimi, e per far stunt abbiamo bisogno di coppia ai bassi regimi, perché la moto così è più gestibile. Dunque andiamo a montarglielo. Bene, scarico montato. Gli ho messo degli attacchi personalizzati che gli ho fatto su misura io perché non trovavo gli altri. Al silenziatore gli ho messo anche un tubo in silicone blu, così giusto per dargli un po' quello stile in più. E perché nel caso magari in cui cada, diminuisce i danni. Ho provato a vedere anche se la misura per l'handbrake del mio vecchio CRF va bene, ma non va completamente bene. Quindi mi farò rifare la staffa e monterò anche quello. E ultima modifica che ho fatto nel frattempo: questo pirulino sul tappo della benzina. Intanto mi sono cambiato, ho messo la maglia NCH Sumo. Questo per dirvi che ho messo il mio merchandising in vendita. Non così, perché questo è il vecchio stile del Heat Slip Wheelie Refit, ma in questo modo. E spero che vi piaccia, perché a me piace molto. Ci sono diverse magliette, diverse felpe e altri accessori che potete trovare nel link in descrizione. Adesso montiamo il copri carter nuovo. L'ho trovato con la scritta KTM, quindi ho preso anche un adesivo da mettere di sopra, così non si vede la scritta KTM ma rimane questo adesivo nero della Blackbird. Almeno cambio questo. Come potete notare è rotto qua dentro. Adesivo su. Qua dietro gli ho messo una guarnizione. E adesso andiamo a montarlo. E anche questa è fatta. Devo metterci l'olio, aspetterò che mi arriva e poi sarà quasi pronta ad essere accesa. Adesso andiamo a vedere le altre modifiche. Magia! Gomma davanti montata. Mica tanto per magia, sono riuscito a montarla grazie a un mio amico che è venuto a prendermi il cerchio. Se l'è portato nella sua officina montando una gomma che aveva lì, e nuova giustamente, e me l'ha riportato indietro. Poi vabbè, l'ho montato su io con anche il disco 320. Il disco 320 è quello che avevo vecchio, che sarà assolutamente da cambiare perché i nottolini sono andati e comunque è rovinato. Dunque mi affido a IG Brakes, che loro mi porteranno un disco bello ignorante che vedrete più avanti. E ho costruito un paraspruzzi tramite un vecchio parafango che avevo e l'ho messo subito su. L'ho dipinto, ho dato una mano di blu e vabbè, vi lascio qua una foto per farvi vedere com'era prima il processo, che è stato e come è venuto alla fine. E per il resto sulla moto ci siamo quasi. La vedete così e sembra a posto, ma in verità non lo è. Cosa manca ancora? C'è da montargli il carburatore, il collettore e il V-Force. Ancora non mi sono arrivati perché ho finito i fondi per il progetto Husaberg e sto utilizzando il mio nuovo brand NCH Army. Ho sopra felpe, magliette, questa è una mascherina per il Covid, questa è una felpa, ci sono vari colori. Il prezzo per ogni felpa non è nemmeno esagerato. Quindi ragazzi, se volete fare ancora più parte della famiglia, comprate una mia maglietta e ve la sponsorizzerò tramite alcuni post che metterò sul mio profilo personale e su un profilo che ho creato a parte per promuovere ancora di più questo progetto. Oltretutto manca anche la frizione, infatti ho qua il cavo in giro spenzolante. Dopodiché possiamo accenderla. È passato un altro giorno e nel frattempo mi sono arrivate le pedane. Ne ho qua in mano solo una perché l'altra l'ho già montata. Va bene, l'unica cosa è che non ho i perni per montarle, quindi le sto montando con delle viti con un dado normalissimo.
Bene ragazzi, ci siamo quasi. Oggi mi è arrivato il carburatore, il pacco lamellare e il collettore per l'aspirazione. Qua abbiamo il carburatore Kane PVK da 36 se non sbaglio. Il V-Force per controllare se era giusto l'ho già montato ed è perfetto. Vi faccio vedere adesso tramite una clip come monta su. Io ho anche infatti montato il collettore dell'aspirazione. E adesso andiamo a mettere dentro il carburatore attaccandogli il cavo che poi andrà al gas. Siccome ho provato che questo non è proprio il carburatore che dovrei montare, perché quello che io dovrei montare è sempre un Kane, ma si chiama Short Body Type, ma questo in teoria dovrebbe andare bene lo stesso, ma rimarrà la cassa filtro un po' schiacciata. Vediamo se non dà problemi alla moto o se sono costretto anche a cambiare ancora il carburatore. Ma nel frattempo ho attuato una soluzione per montarlo. Praticamente ho fatto diventare l'USA decapottabile. Ok, per riuscire ad incastrarlo facilmente da qua e poi metterlo dentro da qui in modo tale da incastrarlo in modo adeguato, perché già adesso tocca e qua manca un bello spazio. Dopo lo facciamo schiacciare e lo facciamo montare un po' a maniera NCH su con la forza. Per adesso inizio a vedere se il cavo è della misura adatta e a montarlo qua dentro. Beh, niente, senza farvi vedere tutte le procedure, ho montato il cavo svitando questo, togliendo la molla, la ghigliottina, incastrando il cavo prima di tutto tra la molla, poi dopo averlo fatto passare per tutta la molla, incastrarlo nella ghigliottina e tenerlo abbastanza teso in posizione retta, così lavora nel modo giusto. Adesso dobbiamo passare là sopra a incastrarlo dentro l'acceleratore e poi anche questa è fatta. Ok, in questo momento sto attaccando il cavo del gas qua sopra. Funzionare funziona, se sentite. Devo mettere questa rondella qua dentro e attaccare questo morsetto. Va incastrato proprio in questo punto. Successivamente chiudo tutto e proviamo a vedere se funziona. Allora, gli ho messo i tubi blu sul carburatore. Adesso vedo di incastrare la cassa filtro dentro il carburatore, allacciare bene e sopra il lavoro per il gas è fatto. Infatti, se volete sentire, bam, funziona perfettamente. Ci vediamo al lavoro finito. La moto è quasi ultimata, il carburatore è su, tutto il resto l'ho montato, ho avvitato la sella, il serbatoio, questo quell'altro. Adesso gli devo mettere il liquido dei radiatori e l'olio nel cambio. Lo faccio off camera perché tanto sono due lavoretti facili facili. Il liquido dei radiatori va nei radiatori. Come liquido del cambio utilizzo Motul Transoil, va bene per due tempi, va bene anche per quattro tempi. L'avete visto più o meno nel mio vecchio video sul CRF ed è un lavoro più o meno simile su tutte le moto. Magari cambia solo la graduazione, però il procedimento è abbastanza quello. Lo faccio e ci vediamo dopo a montare la frizione. Questa puntata praticamente è tagli su tagli di giornate dopo giornate, ma finalmente siamo arrivati all'ultima giornata. Dopo questo pacco che aspettavo da veramente tantissimo, finiremo la moto. Vi anticipo già adesso che la moto sarà da carburare, perché ho provato a accenderla giusto perché... Dai ragazzi, lo so che aspettavate di farlo assieme, però sinceramente erano 2 anni che non la usavo in questa maniera. La moto che avevo prima era il 300 e questa qua è la mia moto leggendaria e volevo sentirla personalmente da solo, quindi niente, cioè l'ho accesa io per sentire un po' come girava e gira malissimo. Perché gira malissimo, vi chiederete? Come ben sapete, il carburatore non era suo, era un carburatore di un'altra moto con dei getti completamente a caso. Quindi dovrò portarla a carburare perché la situazione di carburazione qua è diventata complicata, siccome c'è un impianto elettrico da aggiustare in qualche modo. Dunque porterò la moto a far vedere questa situazione. Bando alle ciance, andiamo a montare la frizione che ho in questo pacco. Facciamo l'unboxing adesso in live. Ottimo. Eccola qua, frizione Brembo. Speriamo vada bene e montiamola. Prima di montarla completamente, siccome qua abbiamo già un cavo della frizione, posso decidere se provare a mettere questo oppure
questo. In ogni caso, siccome ho fatto i lavori per bene, dovrò smontare la sella, il serbatoio e modificare il giro di questo tubo, perché è a contatto sul motore e se si brucia è un casino. L'unica cosa che posso fare per adesso è iniziare a posizionarla qua sopra. Comunque sarebbe stato bello averla già pronta per sprigionare i suoi 55 passacavalli di potenza e mettermi dietro a impennare un po'. Ragazzi, la stunt bar comunque è veramente comoda, oltre per impennare vi può portare il serbatoio, stracomoda. Passiamo più a zoomare questa situazione. Questo è il cavo che vi dicevo prima che andava sistemato. Per scelte tecniche ho messo questo tubo rispetto a quello nuovo, che in verità tanto nuovo non sembra affatto. Infatti guardate qua com'è bella arrugginita. E in verità la scelta tecnica non è altro che una scelta forzata, perché questa vite è spanata e non posso toglierla. Quindi la lascio lì e via. Voi non avete idea, ma sto garage fa veramente freddo alle 3 di notte, infatti è tardissimo, ma sto registrando quest'ora perché è il tempo che ho per registrare. Adesso spurgo, utilizzo il DOT 4 perché la frizione Brembo richiede olio DOT 4 e DOT 5.1, da quel che dice qua il coperchio, e spurghiamo nella solita maniera con una vaschetta qua sotto per recuperare il fluido, un cacciavite per aprire e chiudere lo spurgo, e l'olio va messo sempre qua sopra pompando, continuando a pompare, bla bla bla, finché non diventa perfetta la frizione. Ma siccome questo procedimento voi lo sapete di già dal tutorial su come montare un handbrake, skippiamo e ci vediamo per accendere la moto assieme. Prima di accenderla devo trarre delle conclusioni finali. Innanzitutto devo ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno supportato in questo progetto, quei pochi che hanno comprato le mie magliette, che comunque, pur se in poca parte, hanno contribuito a farla tornare con un tempo. Lo so che non sembra, ma io sono veramente gasatissimo, più che gasatissimo, contentissimo di vederla così. Questa moto vale veramente tanto per me, non per quanto il valore che essa abbia, ma per le esperienze che grazie a lei sono andato a fare, per tutte le persone che ho conosciuto, per i viaggi che ho fatto, per l'esperienza in generale, per lo stunt team, per lo stunt riding e comunque per quanto riguarda la mia ascesa su YouTube dal 2017 ad oggi. E oggi appunto è tornata qua con me. La moto è pezzi di ferro, cavi elettrici, questo e quell'altro messi tutti assieme, però che ti possono rendere veramente felice e ti possono aprire a confini veramente unici, dipende solo da come la usi. Se la utilizzi con la testa ti può portare dove vuoi, se invece mentre la guidi spegni il cervello, non ragioni su quello che fai, invece ti può togliere tutto. Sono qui per dirvi che io non vi voglio abbandonare, sto continuando a caricare video apposta per tenervi sempre aggiornati, faccio il possibile per coinvolgervi in quello che è la mia vita e il mondo di moto e YouTube Italia. Eventi di stunt riding, sfide, tutorial, uscite con gli amici, con la ragazza, comunque vi voglio portare in un mondo che nessuno di voi ha mai visto o che comunque in pochi ne fan parte. E questo è il mio mondo, questa è la mia moto e adesso l'accendiamo. Sono le 4 di notte e adesso facciamo un po' di casino. Una spedivellata giù per far andare il pistone in compressione. Due manate di gas per far passare la benzina. E niente, la moto si spegne da sola perché è scarburatissima e come avete sentito fa un macello assurdo, abbastanza strano. Fa un sacco di fumo e non lo fa solo perché è fredda, ma lo fa anche da calda, quindi devo controllare l'altezza dello spillo, cavolate varie, però come vi ho già detto la porterò a far fare da qualcun altro che almeno me la setta precisa. Avete visto la luce che mi sono messo a fare tipo tac 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 per caricarla e funzionava. Questa cosa non me la spiego,
E non l'ho tenuta accesa tantissimo perché uno è tardissimo, due questo garage sta diventando una camera a gas. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. La prossima volta rimarrà accesa per più tempo perché andrò a allenarmi a fare stunt riding. Andrò a fare delle sfide come ai vecchi tempi, però non in strada ma in un posto privato. Dunque ragazzi, non so se vi ricordate della mia serie storica i sumo vlog, ma credo proprio di sì. Per i nuovi utenti, i sumo vlog erano delle sfide richieste da voi, lasciate nei commenti sotto ogni video e io andavo a scegliere quelle che preferivo, quelle che mi piacevano di più oppure quelle con più like. Quindi ragazzi, commentate con le sfide che volete che io vada a fare nel posto privato a fare stunt riding, anche abbastanza particolari, voi commentate. Poi su Instagram farò altri sondaggi con i quali andrò a scegliere altre sfide ulteriori, ma le principali che scelgo sono quelle che voi commentate qui in descrizione. Dunque, commentate in tanti, condividete il video perché è importantissimo per far crescere questa community, far vedere che sono tornato e comunque tenervi aggiornati con un tempo oppure anche di più. Ho un po' di serie nuove da registrare grazie alla mia nuova telecamerina, ho comprato una GoPro Hero 9, bella potente, principalmente in giro in moto, ai miei eventi, nello stunt spot. Vi voglio far conoscere la mia ragazza che avete già visto nei video dell'Australia, vi voglio portare appunto un po' di video con lei particolari, e non solo in moto ma voglio rimanere nel contesto portando video super intrattenenti. L'unica cosa che vi chiedo è di mettere un bel like e se volete condividete il video ai vostri amici o comunque fate delle storie su Instagram taggandomi che io le reposterò sul mio profilo. E non abbiate paura a scrivermi perché vi ricordo che con i migliori fan, soprattutto quelli che mi aiutano e mi supportano in tutti i miei progetti, io tendo a parlarci tranquillamente perché siete la mia famiglia. Quindi ragazzi, rimanete sempre aggiornati sui miei vari profili. Noi ci vediamo al prossimo video. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world